Adesso mi rompo le scatole un po' io. Sono un po' detto. Mattietto. Faro. Aspetta che spengono il faro a me. Hai riuscito? Bene. No, spegni, spegni. Potete proprio toglierlo, tanto a me non serve. Perfetto. Dunque, io farò un intervento, come ho detto già ad Alessio, che purtroppo è piuttosto corposo, ma vi svelerà un sacco di lati oscuri che sono apparsi qui gradualmente nel corso della discussione, ma che credo valga la pena di affrontare, perché sono verso l'analisi del futuro e non quella del passato, che è quella che abbiamo visto fino adesso. Qui al capitolo 31 si chiama la partita doppia, meglio chiamarla doppio gioco, e esatto, come ha fatto giustamente Nicoletta, tutte le varie problematiche. Per chi vuole, poi questo libro è a disposizione e analizza anche tantissimi altri aspetti. Ma la cosa che ci tengo adesso a dire è, qualcuno già, Nicoletta l'ha accennato, le varie recuperazioni bancarie che sono in corso negli ultimi decenni, e che io chiamo la finanza del delirio, no? Del delirio. Allora, mi rifaccio ricordando alcuni interventi di vari altri autori. In la prima parte è ripresa da un'analisi di Maurizio Brodet, che è il mio idolo, direi quasi. E l'ho un po' modificata per ristrutturarla, diciamo, col progetto di spiegazione che ho in testa. Qui lui dice, e lo dico anch'io, la Tesla ha recentemente superato come valore di borsa la Ford. I mercati si contendono il titolo che va a ruba, i capitalisti privati fanno a gara, insomma, per dare capitale al fondatore di Tesla, il geniale Elon Musk. Miliardi di dollari, decine di miliardi di dollari, e come tutti sappiamo, i privati sanno a chi merita darlo. Dunque, giustamente, Tesla supera oggi in borsa e lo ricordo. È stata per oltre un secolo l'azienda in assoluto. No? Anche Tesla, come Ford, va alto. Ma ne ha venduta l'anno scorso circa 76.000, mentre Ford 6 milioni. Vero è che le auto Tesla sono elettriche, dunque molto chic, ecologiche, prestigiose da avere a Silicon Valley, tra i nuovi miliardari creatori di startup, e quindi costose 101.300 dollari, mentre Ford fa utilitarie. Nel 2016 Tesla ha perso più di un miliardo di dollari, nonostante ha perso un miliardo di dollari. E Ford intanto ha guadagnato 10 miliardi di dollari, ma i mercati infallibili nell'allocare il loro capitale finanziano, ossia valorizzano Tesla più di Ford. E continuano pure ad offrire miliardi ad Uber. Uber non ha quasi personale, non ha struttura, è un'azienda di taxi che non ha dovuto comprare un solo taxi, si basa su una application, piccolo software, eccetera, eccetera, insomma è l'incarnazione stessa dell'impresa snella e innovativa, basata esclusivamente su un'idea nuova, prototipo della New Economy. Immateriale, impalpabile, e dunque senza fastidiosi costi che vengono dalla necessità di comprare macchinari e assumere operai. Dei piccoli borghesi al posto di Uber si sono comprati l'auto e, non potendosela permettere, sperano di pagarsi le rate facendo i taxisti schiavi. I taxisti profondono miliardi su Uber nel 2016, che ha generato un ciclo d'affari astronomico e incomprensibile per una mente sana di 20 miliardi di dollari. È un margine operativo lordo di ben 6,5 miliardi e contemporaneamente una perdita di 2,8 miliardi. Com'è possibile immaginare una cosa del genere? Ma andiamo avanti. Poi andiamo oltre. Un ingenuo resta interdetto per il fatto che Uber incamera una commissione del 30% sull'attività dei suoi guidatori tassisti schiavi a tempo perso e ha appunto perso 9 miliardi da quando è nata nel 2010. Senza considerare che sovvenzione presentemente la sua attività è sotto costo. Sovvenzionare in certi paesi l'attività serve a uno scopo benedetto dei mercati, debellare la concorrenza, fare volume. Ho sperato
E il futuro di Uber sta infatti nel progetto di rimpiazzare completamente e totalmente dappertutto i taxi. Sono turista mondiale in questo tipo di mercato ed è per questo che riesce a ottenere somme titaniche dagli investitori, nonostante sia già molto valorizzata, cioè 68 miliardi di dollari per un'azienda che non c'è. Rispetto a un bilancio che, di cui parlava, che poi dopo vediamo che cos'è una partita doppia, un bilancio di un'azienda del genere dovrebbe essere, come presenta, mandato a fanculo, come minimo. Allora, e quindi finanziano idee, ed Elon Musk ne crea a getto continuo 53.000 delle sue auto elettriche Tesla vendute, hanno dovuto essere richiamate per malfunzionamento. E i capitalisti di Ventura buttano miliardi in Tesla. Su cosa investono in fondo? Su truffa di truffatori dirette voi provinciali. Adesso la New Economy, i mercati prendono le nuove idee, i sogni, i deliri. Naturalmente il fatto che i mercati finanziano titanicamente per tanti anni i multinazionali della fuffa e del delirio e accettino per tanto tempo di camminare perdite finirà male, se delisi di Ventura ai mercati non importa, e poi arriviamo. Come mai hanno tante decine di miliardi da buttare? E qui ce lo può spiegare anche Nicoletta, che noi lo sappiamo da 20 anni e anche più. Sono miliardi, anzi migliaia di miliardi emessi dalle banche centrali, ragazzi, non costano niente ai capitalisti e li investono in promesse di profitti miracolanti nella speranza del colpo dopo. Un altro modo di vedere che mostrerebbe invece che si tratta di investimenti giustissimi, azzeccati, gli unici per il turbo e catastrofico prossimo futuro. Eccoci arrivo. I miliardi dati a Tesla sono investiti in fondo l'industria del lusso, l'unico possibile mercato del futuro. Eccoci arriviamo. Se non interverranno cambi di rotta. Adesso quello che tira di più è lusso. Certo, certo. Non ha caso buona parte dei imprenditori italiani si sono buttati. Certo. La ruota elettrica, e comunque noi siamo messi bene, diciamo, nel sistema globalista. Infatti dopo vedremo che cosa succede. La ruota elettrica da 100.000 dollari, infatti, è fatta apposta per ricogliere il famoso 1% straricco, che oggi è anche vegano, ecologista, animalista e quanti cazzi altri volete, e vuole guidare un'auto guida a qualunque prezzo, naturalmente senza il minimo pensiero che l'auto Tesla non genera energia, ma la consuma, ha batterie, elettricità, la generano le solite centrali a carbone, petrolio, gas, inquinanti, ma non a casa loro, non nella Silicon Valley, ma magari, che ne so, in Texas, invece che a Tuscania, giù a Brindisi. Un modo ineluttabilmente avviato verso un demenziale sovvertimento creativo. Cioè, i robot hanno sostituito i precari della McDonald's, in certe aziende cinesi gli operai sono già sostituiti da automi. Non c'è bisogno di uomini, niente salari. La Ford probabilmente non venderà più i 6 milioni di auto agli operai, ma la Tesla le sue 100.000 auto ai nambabbi straricchi invece sì. L'industria dell'auto ha pure i suoi uffici di credito e già offre prestiti anche ai morti di fame, come le case negli Stati Uniti fino al 2000, no? Non so se vi ricordate. Certo, ma l'industria dell'auto ha uffici di credito e già offre prestiti anche di 7 anni, anche su auto d'occasione, anche quando l'auto usata viene data in garanzia, raggiungerà il valore zero. Molto prima che il prestito sia rimborsato, e tanto non gliene frega niente che il prestito sia rimborsato, come ai venditori immobiliari del subprime, della bolla finanziaria immobiliare del secolo appena finito, e quelli pagassero meno, era un altro lo scopo. E qui è lo stesso scopo. Ma alla finanza creativa non importa, perché hanno creato qualcosa di ancora più illusorio, quasi magico, quel debito. Mica se lo tengono nei libri contabili le banche, lo rifilano, lo impacchettano in migliaia di prestiti garantiti allo stesso modo a fondi di investimento, fondi di pensione e simili. Stanno di nuovo gonfiando la bolla del subprime come quella che implode nel 2008. E senza soluzione di continuità si passa a renderci conto della peggiore delle catastrofi che stanno per travolgerci. 1.100 miliardi di posti di lavoro a livello globale potrebbero essere sostituiti da robot nel corso di poco più di una generazione, ma qui è solo un accenno.
La cosa è iperbolica ascesa, quindi non è, non sarà una generazione, sarà molto di meno. Secondo il rapporto dei McKinsey Global Institute, il 49% delle attività lavorative potrà essere automatizzato già a partire dalle tecnologie esistenti, ma questa è una previsione ottimistica, come ho detto. È terrificante, tenendo conto che nel frattempo le tecnologie esistenti saranno in via di rinnovamento a velocità iperbolicamente crescente, cioè i posti di lavoro riservati agli umani diminuiranno di anno in anno in termini variabili, per l'Occidente e per l'Oriente. E molto più drammaticamente per l'Oriente di quanto non sia per l'Occidente. Lo stesso infatti, circa il 75% degli operai cinesi entro massimo 12 anni non lavorerà più. Non ci sarà più lavoro neppure sotto costo, neppure come schiavo, neppure pagato. Lo stesso rapporto citato, che sto già facendo parlare di sé in tutto il mondo, aggiunge che il supermercato, tra le molte altre sono oggetti di proiezione, di circa il 60% di tutti i posti di lavoro inventati dall'uomo contemporaneo possono essere automatizzati per circa il 30%, perché noi faremo i creativi, lo faranno meglio i robot. Lo faranno meglio di noi. Non ci possiamo inventare più un cazzo. Cioè quello che noi abbiamo fatto in circa 200 generazioni di evoluzione sociale, economica, industriale, agroalimentare e quant'altro, non serve più. Noi abbiamo un competitore che ci distruggerà se non lo, diciamo, regoliamo dall'inizio. Andiamo avanti. Mentre è già ora possibile calcolare la completa automatizzazione futura del 5% delle rimanenti. Gli esperti russi, dal canto loro, ritengono che nei prossimi 20 anni circa il 45% delle professioni intellettuali, circa il 75% dei lavori fisici potranno essere occupati da robot con diversi sistemi di automatizzazione. Dunque sono in vista, letteralmente, in vista della prossima generazione, sconvolgenti quantitativi e qualitativi. Ci sarà un'enorme massa di persone che si troveranno in eccesso, cioè non sono più necessarie per un processo di produzione di merci e servizi che sarà in grado di andare avanti senza di loro. E questa massa di persone liberate da loro non saranno immobili nelle aree del pianeta in cui si trovano, in un dato momento, ma si muoveranno vorticosamente creando un effetto cavalletta. Un po' come fecero gli Unni e tutte le altre invasioni dell'impero all'epoca del crollo dell'impero. In direzioni opposte a quelle che stiamo assistendo alla presente fase di una rivoluzione industriale che non ha assunto un numero d'ordine, la terza, forse la quarta, e diverrà in poco tempo la quinta. I processi migratori attuali saranno travolti e invertiti del loro contrario. Questa inversione è solo ai primi passi. Se queste previsioni non verranno cancellate da sconvolgimenti ancora più grandi e imprevedibili, ed è lì che noi possiamo intervenire, condurranno alla fine dell'attuale spostamento delle attività produttive dai paesi industrialmente avanzati dell'Occidente verso l'Asia, l'Africa e l'America Latina. Già oggi i robot prodotti negli Stati Uniti e in Giappone con un ammortamento di 2 anni in media, sono già in produzione di serie più economici della forza lavoro cinese o indonesiana. Vado veloce, ma purtroppo le cose da dire sono tante. Allora, gli effetti della robotizzazione sono già e saranno ancora più nel corso dei prossimi anni di gran lunga più devastanti nei paesi tecnologicamente meno sviluppati. La liberalizzazione imposta dalle tecnologie applicata a società con bassa produttività del lavoro moltiplicherà molto più massicciamente il numero di senza lavoro nei paesi che oggi chiamiamo eufemisticamente in via di sviluppo. Nei prossimi anni del XXI secolo si prevedeva che nel corso dei 20 anni successivi l'Europa avrebbe avuto bisogno di almeno 20 milioni di immigrati, rifacendomi a Cosimo, per dare fronte al basso grado di natalità di tutti i paesi europei, e qui non entriamo nel discorso della bassa natalità perché sennò divaghiamo troppo. Ma non è una colpa dei cittadini europei, è una colpa dei regimi europei, è diverso. Sì che ci vogliono far importare carne umana, come esattamente nel 1600 in Sud America e così via. Queste previsioni, a distanza di soli 10 anni, sembrano già spazzate via da impetuose realtà che non erano state calcolate.
Il quadro che si delinea è di gran lunga più raggelante. L'Europa non avrà bisogno di questa immigrazione che si annuncia enormemente più grande di quella che già oggi non siamo in grado di assorbire. Ed è qui c'è tutta la riflessione anche da fare sul perché questi insistono nel voler portare carne umana africana in Europa. Ed è questa follia che i nostri governanti, nella loro ottusa allucinazione, nascondendosi dietro l'immagine dei caritatevoli, delle caritatevoli onlus, stanno continuando a fare a far imbarcare immigrati clandestini che non avranno alcuna possibilità di integrazione, aggiungendo così a devastazione futura al quadrato. E la disoccupazione di massa sarà una delle piaghe future, ovviamente. Ma allora, perché continuare a insistere su quanto affermano questi articoli della Costituzione? Articolo 1, fondato sul lavoro. Articolo 3, l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Articolo 4, la Repubblica riconosce tutti i cittadini il diritto del lavoro, eccetera, eccetera. Articolo 35, la Repubblica tutela il lavoro e tutte le sue forme. Articolo 36, il lavoratore ha diritto e in ogni caso è sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Articolo 38, ogni cittadino in ambito del lavoro sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto a mantenimento e assistenza sociale. Tra l'altro, dovuta anche a disoccupazione involontaria. L'articolo 46, ai fini delle relazioni economiche e sociali del lavoro, in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto al lavoro, il diritto dei lavoratori a collaborare, modi, eccetera, eccetera. Quindi a gestire la Repubblica. E qui è una riflessione da fare bene. Quindi, che cosa succede? Tutti questi articoli, in realtà, della Costituzione andranno a farsi fottere. Tutti. Quindi tutti i diritti che ci saranno tolti implicitamente, senza manco aver bisogno di cambiare la Costituzione, come hanno fatto adesso. Perché il lavoro non ce l'ha più, quindi tu non avrai neanche diritto di eleggere. In base all'articolo 47, c'è poco da dire. In Italia lo scambio tra occupati stranieri e locali è il più alto d'Europa, cioè noi abbiamo un tasso di occupazione straniera extracomunitaria del 6,9% in più, diciamo non in più, rispetto al 6,9% dei lavoratori stranieri rispetto ai lavoratori italiani. E rispetto ai lavoratori comunitari abbiamo addirittura il 14,9, cioè complessivamente tra 14,9 e 6,9 abbiamo 22% dei lavoratori italiani, cioè lavoratori in Italia che non sono italiani. È percentuale 1 su 4. Tralascio tutto e passo oltre. Voi avete, l'ho lasciato prima, un grafico in cui si dimostra che all'inizio del 1900 c'erano due, gradualmente nel corso degli anni, poi ovviamente questo non è che all'inizio c'erano 200.000 occupati tra diretti e indotto della Fiat. Negli anni 50-60 avevamo circa 200.000 operai e maestranze varie occupati all'interno della Fiat, che produceva più o meno 2 milioni di oltre i 2-3 milioni di auto all'anno. E buona parte di queste auto, come dicevo prima, a proposito della Ford, erano comprate dai lavoratori della Fiat, che mediamente se la potevano permettere in 6 mesi di lavoro, quella più utilitaria. Oggi, guardando queste linee, già siamo arrivati al punto di non ritorno, e siamo al 2017, siamo ovviamente al punto X, al punto di incrocio, da adesso in poi gli operai non potranno comprarsi sempre meno macchine fino a che non le potranno comprare più. E lì le potranno comprare solo le Tesla, quelli che l'1% dei nababbi o di quelli che stanno comunque bene, a bene la media borghesia sarà passata all'alta borghesia, ma la media borghesia, la piccola borghesia sarà diventata più ultra proletaria, perché non ci avrà neanche più figli, mentre fino al 1900 tutte le famiglie proletarie avevano 5, 6, 8 figli, come quelli di mia suocera, mio nonno, eccetera. Oggi la famiglia è un figlio, se va bene, altrimenti siccome la sterilità è galoppante dovuta agli anabolizzanti, ai conservanti, eccetera, alle varie porcherie che produciamo quotidianamente, e quindi non abbiamo figli. E questo è un altro motivo del perché non abbiamo figli. Andiamo avanti. Allora, qui anche da Cosimo, prima è stato detto una serie di cose, io vi dico,
l'ha detto in maniera diversa, e dico che per costruire uno Stato, ed è lì, diciamo, l'obiettivo d'attacco, l'individuo è lo Stato, principalmente. Lo Stato è monetario, legislativo, esecutivo e giudiziario. Però in Costituzione c'è scritto che il monetario non esiste. Mentre abbiamo detto in tanti, in tutti, ovviamente, se non c'è la grana, non te sfogli. Così non si fanno le cose. Quindi, potere monetario, potere, lasciamo stare il passo, ma soprattutto, per essere uno Stato, oltre a questi quattro poteri, lo Stato deve avere una serie di elementi costituzionali, costituenti, non la Costituzione, ma precedentemente alla Costituzione, uno Stato deve avere degli elementi per cui basarsi per fare uno Stato. E cioè sono i cittadini, perché se non c'è, l'ha detto anche Cosimo, se non c'è un'isola deserta dove c'è nessuno, no, o l'oasi dove sono 10 persone, quello non può essere uno Stato. Ci devono essere i cittadini, le materie prime per sostenerli, quindi gli alimenti, in primis, e poi tutte le altre cose, il sistema monetario. E in questo discorso che ho messo in piedi io, che voi conoscete bene e che se ne discute da un progresso che abbiamo incominciato noi a molti anni fa, Giorgio molto prima di me, ma io almeno 20 anni fa, anche con organizzazioni in cui abbiamo detto che in questa fase storico della nostra civiltà, non della nostra cultura o della nostra epoca, ma della nostra civiltà, se vogliamo rimanere, esistere ancora come civiltà, uno degli elementi, stante tutte queste cose che già ho detto e altre che dirò dopo, se vogliamo sostentarci dobbiamo avere un reddito di cittadinanza, perché non è possibile immaginare che uno lavori e cinque, con gli stipendi da fare che ci hanno messo, perché 50 anni fa mio padre lavorava solo lui e ci manteneva benissimo a tutti quanti. Quindi dobbiamo essere di nuovo autosufficienti, a prescindere non dal posto di lavoro, ma dall'avere possibilità di lavoro. Il lavoro per gli umani non ci sarà più, poi ve lo dico, poi ve lo spiego. Quindi, questi almeno 5, o meglio 6 elementi fondanti: cittadinanza, materie prime, in particolare alimenti, energia, sistema monetario, reddito di cittadinanza. E quindi faccio un piccolo excursus. La produzione industriale, più del 90% della popolazione si occupava di agricoltura, e questo per circa 10.000 anni. Non per un giorno o due, 10.000 anni. Nella prima rivoluzione industriale i grandi massi dei lavoratori lasciano l'agricoltura per andare a lavorare alle fabbriche, dove si guadagnava di più. Di storica memoria, della prima, ricordi, Nicoletta. Anche nelle miniere a 5 anni, a 6 anni. Ricordatevi il grande scrittore, giornalista, Dickens, riferivo a Charles Dickens, che parlando della rivoluzione industriale, lui era lì, 1850, scriveva di suoi tempi, anche di tempi prima. No, non c'è. Quindi, nella seconda rivoluzione industriale, le macchine e l'automatizzazione prendono il posto dell'uomo, nell'industria manifatturiera, e le masse di lavoratori lasciano le fabbriche per spostare il terziario e adottare il computer come strumento di lavoro, fino e tuttora ancora, diciamo, vigente questa situazione. Ora siamo però nel corso della terza rivoluzione, perché è già cominciata. Terza rivoluzione industriale, nella quale l'incredibile progressione della potenza di calcolo dei moderni lavoratori pone in esubero un crescente numero di lavoratori, anche quelli che lavoravano nell'informatica. Sono dovuto uscire, perché inizialmente guadagnavo cifre interessanti, per non dire notevoli. Quando sono uscito nel 2010, a malapena arrivavo a 1.000 euro, non mi conveniva più andare a lavorare. Sono andato in pensione. Guadagno di meno, prendo di meno, ma non c'ho spese. E quindi poi io faccio una vita più tranquilla, più sana. Va bene. Ora siamo appunto con in esubio un crescente numero di lavoratori. Attualmente solo il 3% della popolazione si occupa di agricoltura. Però la domanda è ampiamente soddisfatta dalla copiosa produzione. A seguito di questo, la realtà vuole che le masse di lavoratori che escono dal terziario entrano a far parte del mondo della disoccupazione. Punto 5. Quando entro 10 anni arriverà la quarta rivoluzione industriale, non sarà più soltanto la rivoluzione industriale, e seppure
qualche sconquasso sociale che seppure con qualche sconquasso sociale era poi nel giro di qualche anno di assorbita. Questa, se non ben gestita, sarà il capolinea del genere umano. Nella carriera di contatto dei primi decenni del XX secolo, l'imperaio si occupava di un ruolo ripetitivo e da bassa specializzazione. La catena produceva un solo modello di autoveicolo e il passaggio ad un nuovo modello richiedeva un ingente investimento della catena di montaggio. Data la complessità della catena di montaggio, i guasti dei singoli distanti di lavorazione erano frequenti e avevano importanti ripercussioni sul numero dei veicoli prodotti per unità di tempo. Nella lean production, cioè produzione leggera, le autovetture sono costruite da sofisticati robot guidati da un numero limitato di elevata specializzazione. Il passaggio di un nuovo modello di autoveicolo richiedeva una più semplice riprogrammazione delle macchine. La richiesta di lavoratori specializzati pone anche il problema di avere pochi lavoratori sovraccarichi di lavoro e molti altri disoccupati o sottoccupati. È evidente la necessità di ridurre l'orario di lavoro, alla fine dare lavoro a più persone possibili, e questo è un possibile palliativo, una contromisura limitata, ma comunque insomma qualcosa che si può parcializzare in qualche modo. E quindi si prospetta inoltre una riconsiderazione della globalizzazione dell'economia e la rivalutazione del terzo settore, ovvero il no profit applicato ai servizi di utilità sociale. Anche questo sarà travolto dalla quarta, quinta rivoluzione industriale. Allora, a questo punto arriviamo allo sciopero della questione. Cioè, qui si pone il problema di tutelare il posto di lavoro o il lavoratore. Ecco le prossime proposte. Tralascio tutto l'argomento perché è troppo complesso, argomentato, richiede riflessione. Ve lo metto su internet, ve lo date a leggere se siete interessati. Dopodiché possiamo anche rivederci di sentirci in altre occasioni. Ma qui parliamo del reddito sociale che ne hanno parlato anche in passato, anche Adam Smith addirittura ne aveva parlato nel 1680, quindi non è una cosa di oggi, addirittura Immanuel Kant l'aveva previsto pure, anche Platone l'aveva visto, cioè Platone, scusa, Pericle aveva previsto nella sua reggenza Tiranno, anche se era illuminato. Era un tiranno illuminato, ma guardate, la tirannia non è detta che sia una brutta cosa rispetto a questa democrazia. Cioè io preferisco un tiranno abile, illuminato e capace a un democratico come senza ombra di dubbio. Non ho bisogno di un minimo di attendamento. Renzi o tutti gli altri, Gentiloni, Monti e compagnia bella. Noi li abbiamo denunciati tutti penalmente almeno una ventina di volte. Sì, certo. Però andava bene. Sì, ma non divaghiamo, la cosa sarebbe troppo lunga. Nel corso degli anni, dei secoli, il reddito di cittadinanza ha assunto anche il nome di reddito sociale, reddito universale, reddito di esistenza, reddito garantito, reddito di autonomia, sussidio universale, reddito sociale, reddito di dignità, dividendo universale, dotazione incondizionale dell'autonomia e altri mille nomi. Tutti da tanti filosofi di economia politica, o economisti, o comunque sono antropologi e vari altri, figure influenti. Ma il principio è semplicissimo: rappresenta un atto di solidarietà che si esercita in permanenza a priori e non su richiesta come un credito di sussidio di povertà. È chiaro, cioè qui non è una questione di un singolo o una limitata schiera di cittadini. Qui sarà l'enorme massa di 7 miliardi di uomini, o 10, quanto sarebbe più o meno in quel periodo lì, che saranno senza lavoro. E saranno due generazioni di esseri senzienti, due generi di quali umani e di quali robot androidi. Non c'è scampo, quindi dobbiamo cominciare a pensare non a riciclarci, come dicono quegli stronzi dei nostri cari economisti, e ancora più stronzi e idioti di politicanti che si appoggiano su questi economisti che non hanno capito niente di niente mai nella loro vita. Lì vi ho lasciato, vi dico la definizione di Lawrence Johnston Peter,
che si chiama Definisce l'economista. Un economista è un esperto che saprà domani perché le cose che ha predetto ieri non sono successe oggi. È fenomenale. Per questo, per capire quanto una demenziale disciplina che si dichiara scienza universitaria oggi ha dimostrato, dopo 4 secoli di applicazione, che in tutte le sue forme ha fallito in ogni luogo del mondo e continua a dire che è una scienza. Vuol dire che o pensano che siamo coglioni noi, oppure sono coglioni loro, non c'è altro verso. Cioè, quindi dobbiamo cominciarci a preparare a qualcosa. Ah, ecco, dicevo, i nostri cari economisti, che l'ho lasciato di sotto, che cosa dicono? Riconvertitevi, andate a fare i corsi alla regione Lazio, piuttosto che alla regione Lombardia, imparate a usare un computer a malapena, che non sapete fare altro che lavorare in Windows, e dopodiché andate in giro per l'universo mondo e trovate il lavoro. Cioè, sono un pazzo idiota, vuol dire una cosa del genere, un perfetto coglione. Perché qui, mentre quello poteva essere valido nelle due precedenti fasi rivoluzionarie industriali che si sono avute nel corso della storia, altre volte quello che si chiamava una volta Facocchio, che a Roma era un'attività in generale eccellente, erano quelli che facevano i cocchi per i cardinali, per la borghesia, cioè l'alta borghesia, il nobilato, insomma, queste cose qua. E c'era il fabbro ferraio che calzava i ferri al cavallo, quindi bisogna diventare il meccanico, il fabbro ferraio, e il carrozziere, il facocchio. Ma quando qui adesso il lavoro lo faranno tutte le macchine, che ci vogliamo mettere noi in convertito, lui ha detto io faccio l'artista. Manco più l'artista, perché l'artista o la puttana, è stato progettato la puttana androgena, è una cosa allucinante. Cioè, sembra una foto. Io leggevo i libri di fantascienza quello Wells, eccetera, no? Ecco, lo dite che Wells è del XVIII secolo addirittura, XIX secolo, o Jules Verne, no? Erano qualcosa di affascinante da bambino. Ma Jules Verne l'avevamo già sorpassato negli anni 50 del 60, quando abbiamo lasciato i primi spunti. Adesso siamo arrivati altro che a Philip K. Dick, siamo di più, ma molto di più. Cioè, no, il futuro è già passato, è già diventato passato. Ed andiamo verso un futuro neanche previsto dai futurologi. Cioè, c'è del codo, aspetta, chi era quello, un altro famoso? Robert Sigley è un genio, è uno che a un certo punto ha detto, ironizzava sulle parodie, ironie che si possono fare sulle bassezze dell'attività umana, sociale, che noi viviamo continuamente. Ecco, siamo oltre la parodia, oltre il mio, siamo al riflusso, alla apoteosi della follia. Andiamo. Apoteosi della follia che però ci costringe a morire veramente, come ha detto lui, sui figli, adesso i primi più deboli, ma poi le invasioni, come le cavallette. Che faranno 2 miliardi di cinesi senza risorse? Secondo voi, che potranno fare? Bruno diceva, scriveva nelle leggi, se uno Stato vuole evitare la disintegrazione civile, non bisogna permettere alla povertà e alla ricchezza estreme di svilupparsi in nessuna parte del corpo civile, perché ciò conduce al disastro. Perciò il legislatore deve stabilire ora quali sono i limiti accettabili della ricchezza e della povertà. Cioè, non ci può essere un 1% straricco con conti da decine di milioni di euro, ma di più, anche centinaia di milioni di euro di capitale. Guarda Zuckerberg, no? Uno che aveva 26 anni e aveva già 10 miliardi di euro di capitale. Ma com'è possibile? Perché aveva inventato una cazzata come Facebook? Non è una cazzata. Vabbè. A livello tecnico è una cazzata. Se c'è qualche informatico... Perché non c'è qualcuno che l'ha... Ma ci ha avuto l'intuizione, diamogli l'intuizione, ma io devo pagare un diritto d'autore per 5 anni che metti da parte 5 milioni, 10 milioni, 100 milioni. Non ho diritto d'autore a vita, siamo arrivati a un diritto d'autore di 75 anni. Non esiste, cioè ci campano 3 generazioni, uno c'è l'intuizione e ci campano 3 generazioni, nel frattempo mette da parte mezzo mondo, come capitale.
non esiste, non può e non deve esistere politicamente, socialmente non può esistere. L'idea di un reddito incondizionato appare nel XVI secolo con Thomas More nell'utopia, nella sua utopia del 1516, scrive che sembra proprio, e quindi rallentiamo anche qua, Thomas Paine lo diceva, aveva indirizzato un manifesto alla giustizia, sulla giustizia agraria, indirizzato al direttorio nel 1796, nell'anno quarto. È stato quello che è stato l'origine della rivoluzione francese. E Thomas Paine, è chiaro. Quindi, mandato non a caso dai suoi amici statunitensi. Certo, non a caso. No, lui era una persona stimabilissima, però era stato mandato lì per interferire in maniera pesante. Lo sappiamo bene. Va bene, andiamo. Nel XIX secolo, lo stesso anche Charles Fourier dichiara che il primo segno di giustizia dovrebbe essere garantire al popolo un minimo crescente in ragione del progresso sociale. Noi qui abbiamo un altro elemento che abbiamo preso in considerazione, è che rispetto a tutte le altre epoche della cultura della civiltà umana, a partire dalla piccola glaciazione di Worms, in questo momento abbiamo, visti gli elementi costituenti dello Stato che vale per tutti gli Stati, noi abbiamo il massimo numero di residenti sul globo, perché ci abbiamo 7 miliardi e mezzo di uomini, e ci abbiamo la massima quantità di energia disponibile, e ci abbiamo la massima produttività possibile, e quindi è il momento di maggior ricchezza universale e nel tempo. Eppure c'è gente che muore di fame, 800 milioni di persone l'anno. 800 fra fame e malattie derivanti dalla fame. È chiaro? E quindi invece potremmo tranquillamente, basta pensare alle spese degli armamenti, no? Solo gli Stati Uniti spendono circa 250 miliardi di dollari all'anno. Con 250 miliardi di dollari ci sfani tutto il prodotto generale umano 3 volte almeno. Di che stiamo parlando? Andiamo avanti. Stiamo parlando di una diseguaglianza e sperequazione sociale, economica, monetaria e di ricchezza di tutti i generi e assurda, folle, che non porta a benessere. Perché, cioè, quando uno è uno, o c'ha 100.000 euro, o c'ha 5.000 euro, 5.000 euro no, diciamo 10.000, 12, no, diciamo 20.000 euro l'anno, o ce n'ha 100.000, o c'ha 2 milioni. Ma quante macchine ti vuoi comprare? Che c'hai i due culi che te devi comprare 3 macchine? Ce n'è uno, compra una macchina, ma poi andremo verso un mondo in cui la cosa non sarà più il possesso, il concetto, non dovrà più essere il possesso e la proprietà, ma la funzione. La devo spostarmi per venire qui e non devo prendere la macchina mia, basta che prendo la share car e vado dove voglio, se proprio voglio andare con la macchina, e se no vado col treno, ma con un treno che sia funzionale molto più di quello attuale, perché io ho visto gli orari, sarebbe venuto col treno oggi, ma l'ultimo treno c'è alle 8:15, e se io lo perdo che faccio? Una curva non c'è senso, no? Facciamo un treno, visto che c'è la possibilità di dare lavoro in più, facciamo un treno che parte, che ne so, una mezzanotte, in modo che se si può e si deve trattenere qualcosa in più, qua ad Arezzo come qualunque altra cosa, no? Che da mezzanotte a Termini, da mezzanotte alle 5 del mattino non fate il treno a Roma, quindi immaginiamo un po' nei paesi e nelle città, diciamo, periferiche. Allora, gli argomenti, i vari filosofi che hanno affrontato questa tematica che sto affrontando io, sono stati tanti. Per esempio c'è stato Silvius Gesell, che nel 1916 appunto aveva ipotizzato la moneta a debito. No, quella è la moneta a debito. Sì, quella che si ma quella è a debito, la moneta... La tassa tassata. La moneta tassata, quella è degradabile, adesso non viene in mente, c'è un termine. A decurage, bravo, a decurage,
E quindi, avendo diciamo, avuto questa intuizione, anche lui aveva messo in piedi, insieme ad altri di vario genere, tipo Germania, per il paesino austriaco, che aveva messo in piedi e è venuto subito dalla banca d'Austria, ha detto: poi non ci rompete le uova nel paniere, che date troppo fastidio. Vabbè, insomma, Clifford Hugh Douglas è stato uno dei più convinti assertori di questa teoria, e infatti non ha dato nessuno. Perché? Perché aveva in testa una, non una moneta, è un'economia di scarsità, come sappiamo da un secolo a questa parte, oggi più che mai, come abbiamo visto in tante situazioni. La massa soffre della scarsità, nonostante della disponibilità dei beni, soffre della scarsità perché quello che è scarso è la moneta. Ecco perché Clifford Hugh Douglas era invece uno che pensava che andava emessa tanta moneta quanta era la merce messa disponibile sul mercato. E vabbè, andiamo oltre. E quindi, diciamo, le varie intuizioni nel corso dei secoli hanno avuto molti atteggiamenti, molte diciamo, dimensioni e ipotesi e tendenze e anche percorsi, anche in senso contrario, che effettivamente, insomma, prenderle in esame tutte è troppo lungo, non vi voglio tediare troppo, ma diciamo il reddito di cittadinanza, ecco, questo andrebbe analizzato, permetterebbe poi a quel po' scarso lavoro che c'è di non essere ricattabile, nel senso che c'è poco lavoro, tu padrone, tu padrone delle ferriere o chi tu sia, non puoi prendere per fame la gente perché comunque c'ha un reddito che ti permette di vivere dignitosamente. Quindi poi se tu sei bravo, sei capace, sei simpatico al padrone, che ne so, qualunque tuo motivo vario che puoi avere per essere preferito e vieni scelto anche per lavorare e guadagni altri 3 euro l'ora, a te che ti frega, tanto c'hai comunque uno stipendio importante, e più se ti piace fare i vasi o le telecotte o quello che sia, fai anche quello e guadagni qualcosa in più e c'è la tua soddisfazione, diciamo, dell'aver svolto, di aver compiuto un'opera d'arte, di avere un'attività, eccetera. Quindi diventa non più l'occupazione principale, il lavoro, ma quella di soddisfazione, quella di, diciamo, integrazione sociale, ecco quello che diciamo, no? Di maggiore integrazione sociale. Quindi andiamo avanti. Ah, ecco, allora adesso appunto siamo arrivati a una fase in cui, proprio per i termini che abbiamo esaminato prima, si vedono già le prime avvisaglie di quello che sta per avvenire. E cioè, mentre tra gli anni, fine degli anni 80, inizio degli anni 90, le medie aziende del Trivento, della Lombardia, delle Marche e anche le grandi aziende già anche prima, avevano mondializzato la loro produzione, diciamo delocalizzato in Brasile, in Norvegia, in Cina, in Indonesia, Nuova Zelanda, dove sia, delocalizzato alcune branche di impresa o proprio completamente le imprese, che magari andavano lì la notte a portare via i macchinari per fregare gli operai che il giorno dopo entravano in fabbrica e non trovavano più niente, come è successo più volte. Oggi invece, per esempio, faccio 2 o 3 esempi, c'è un rientro, un riflusso, e cioè una prima fase del piano descritto è il processo che vede il ritorno in patria almeno parziale di produzioni precedentemente esternalizzate. In pratica si assiste ad un rientro degli investimenti delle aziende italiane che creano nuovi impianti o esternalizzano la produzione affidandola a terzisti nel territorio italiano, e aziende del sistema moda, tipo il gruppo Benetton, per esempio.
che ha riportato in Italia non tutta l'azienda, vada bene, ma lo riporterà. Ha riportato in Italia una piccola parte della produzione e lo ha fatto lanciando una nuova linea di maglioni basic in lana merino e cashmere con il marchio TV3100, 200.000 maglioni l'anno. Comportato un investimento di circa 2 milioni di euro. L'iniziativa è stata possibile, ecco qui, l'iniziativa è stata possibile grazie alle nuove tecnologie messe a punto dall'azienda giapponese Shima Seiki, che realizza macchine per lavorazione di carri complete senza cuciture e che permette abbattimenti di costi attraverso la drastica riduzione della manodopera. La stessa principale motivazione per tutte le altre aziende. Quindi adesso, praticamente, i nuovi ritrovati tecnologici, le automatizzazioni, i robot, più o meno androidi, comunque hanno provocato e stanno cominciando a provocare questo rifiuto. Tutti che restare inerti di fronte a un tale catastrofico scenario significherebbe accettare la fine senza tentare alcuna difesa. L'alternativa a questa economia globale e destatalizzante, che riguarda solo ai soldi, mentre stritola la dignità delle persone, siete voi tutti, voi qua e voi tutti da fronte in Italia, tutti con le nostre ricchezze umane, storiche, come diceva anche Cosimo, locali ed ideali. In questo contesto i sindaci hanno una grande opportunità, soprattutto se la sapranno cogliere in tempo e in quantità massiccia. C'è la possibilità di un'assicurazione di una casco, che poi adesso spiego del casco, ossia la rappresentazione e la gestione del valore comunale istituzionale, che sono stati chiamati a gestire ed incaricati di governare nel loro territorio i beni e i cittadini prima e suprema ricchezza. Il modello di economia competitiva, rapace ed accentratrice della moneta debito, si sta dissipando, autodistruggendo e porta nel baratro con sé intere nazioni, in virtù della logica generalizzata dell'interesse che si applica alle monete, di fatto sta spogliando, rubando, impoverendo intere economie, nazioni e generazioni, spostando ricchezza da chi l'ha prodotta realmente a chi viene invece la riscatta. Stato denaro, non valore, ma valuta, e qui occorre precisare bene perché Auriti aveva detto valore, invece non è valore, perché valore è qualcosa di ancora più complesso, ma valuta. Metri, specifico, metri adatti per misurare il valore. Questo è il vero dominio del nostro tempo, aver adottato la mappa come vera e non il territorio di cui questa è solo la schematica idealizzata rappresentazione. Questa precedente constatazione ci porta a riflettere sul fatto che è necessario formare la nostra estenuante corsa e cominciare a rivedere il mondo sotto il profilo ideale filosofico, e ci apparirà chiaro la falsità di entità che ruotano attorno all'uomo e la sua natura, ma solo per sottometterlo, manovrarlo, manipolarlo. Sito della vita, come diceva anche Cosimo. Niente altro è valore se non c'è vita. Il valore supremo della vita è il tempo che ciascuna vita ha di esistere, e non certo il denaro. Quindi se c'è un valore è il tempo della vita. Continuare a pensare alla triangolazione uomo, tempo, denaro è azione spregevole, schiavistica e colpevole in questo sistema che ha piegato l'uomo al lavoro in batteria, come una schiera di polli da sfruttare fino all'ultima goccia di sangue del suo tempo. Il mondo si cambia cominciando a pensare idee nuove. Ognuno è ciò che pensa. Se si continua a pensare sempre le stesse cose, si faranno sempre le stesse cose e si otterranno sempre gli stessi risultati. Lo studio del concetto del tempo è importante in quanto il valore, qualunque valore, è solo una diversa estensione del concetto di tempo. Se non ci fosse il tempo, non ci sarebbe neppure il denaro. Ed altro di più importante, i nostri antenati avevano concepito e definito il senso del tempo, passato, presente e futuro, certo del valore che viene passato, una casa, un museo, un'opera, la torta della nonna, addirittura una concubina, per poi spenderla e utilizzarla nel presente o nel futuro. Essenziali valori, ma è solo l'uomo che in previsione dell'utilizzo ne determina il valore più o meno rilevante nell'evoluzione del tempo. Ormai è messo chiaro per inconfutabile a tutti che questo sistema economico nazionale ed internazionale, contraddistinto da tagli di investimenti, spesa la chiamano,
che salvaguardano i bilanci economici, fatti falsi, come abbiamo visto, poi vedremo dopo, magari, gli economici nazionali per mantenere sotto, sotto controllo i debiti, ossia gli interessi dovuti alle banche private, ogni diritto sociale e individuale, manda alla deriva il nervo migliore della società e dell'impresa. Insomma, non è alla lunga sostenibile socialmente. Viceversa, vengono più o meno occultamente sostenute produzioni di intere filiere economiche ambientali di sana pianta, senza altro scopo se non fare girare il denaro ad uso e consumo di amici e degli amici, dicasi supporto e foraggiamento dell'immigrazione clandestina incontrastata e al contrario agevolata. D'altra parte, queste inutili filiere produttive servono a generare consumatori, aggiungendo altri di nuovi, lobotomizzati, perché non in qualche modo evoluti socialmente come siamo noi da generazioni, sia nazionali che immigrati, e a ridurre i nostri territori a discariche di immondizia materiale e morale che in futuro si sarà costretti a modificare, e intendo anche della feccia umana che ci stanno mettendo dentro. Questo sistema di potere che è puntato tutto sullo sfruttamento del lavoro umano e dell'ambiente non è sostenibile e non ha futuro. Oggi, con le tecnologie e i sistemi attuali informatizzati e automatizzati, come abbiamo visto, oggi le tecnologie e i sistemi attualizzati informatizzati, informatizzati e automatizzati, come abbiamo visto, hanno divorato i cosiddetti posti di lavoro. Pretende il lavoro è follia. Il perseguimento è sostenibile e la sua creazione, secondo l'antico regola, è segno di imbecillità e crudeltà estreme. Basta una minima riflessione per capire che, uno, aumentando costantemente la popolazione, tra 10 anni saremo 10 miliardi nel mondo. Due, se arrivano sempre più disperati e opportunisti, o opportunisti che diventeranno competitori nel residuo mercato del lavoro. Tre, se la tecnologia e la scienza eliminano sempre più posti di lavoro anche nel lavoro intellettuale, utilizzando androidi coscienti ed autoriproducenti. Quattro, diminuendo costantemente il numero degli impiegati con reddito, sempre meno sarà chi potrà permettersi di comprare qualcosa. 5. Non è la ricchezza che manca. 6. Non sono i prodotti che mancano. 7. La capacità delle persone di lavorare che manca. 8. Non è la tecnologia e le risorse che mancano. 9. Continuare a legare la dignità della vita con il posto di lavoro salariato non ha più alcun senso. 10. È l'intenzionale mancata ridistribuzione della ricchezza con equità e dignità, come diceva, sono passati 2400 anni, siamo sempre lì, che principalmente determina l'attuale situazione di crisi. Una plutocrazia, gerontocrazia, i banchieri stringe il collo del mondo nel debito e negli stenti per gestire il potere sempre più dispoticamente. Noi proponiamo il reddito di cittadinanza, tutti gli stati saranno costretti quanto prima ad adottarlo, a meno che non vogliono rivoluzioni per la farina, per il pane, come fino all'Ottocento. Le risposte, il modello di economia al centro radice della moneta debito, oramai si sta autodistruggendo in virtù della logica dell'interesse che si applica alle monete, di fatto sta riducendo le servitù delle nazioni, e spostando la ricchezza da chi l'ha prodotta realmente, il popolo con il lavoro, a chi invece la riscatta con il solo fatto di stampato il testo di denaro e messa a vuoto senza nessuna copertura. La risposta si può trovare soltanto in una nuova intelligenza di virtuosa forma di economia, riduzione dei consumi con riciclaggio, recupero, eccetera, risparmio energetico, prodotti a chilometri zero, diversificazione del modello di vita soprattutto, massificazione dell'utilizzo delle energie pulite, scambi di servizi e valori senza passare per le monete bancarie, ad esempio la banca del tempo, rieducando, e questa è una cosa principale, rieducando con la scuola la popolazione alla conoscenza, responsabilità, rimettere in capo a ciascun cittadino la responsabilità della sua esistenza, del suo ruolo, della sua funzione, del suo lavoro. Le risposte che si possono dare sono molteplici e soprattutto è necessario lavorare su più fronti, sotto il profilo della comunicazione, comportamentale, individuale, soprattutto sotto il profilo politico strettamente propositivo. Si concentrano solo un fronte o solo l'idea, ad esempio chilometri zero, agiscono bene, ma sono perdenti se non cominciano a capire che bisogna lavorare insieme come sistema e su tutti i fronti. Non solo, ma il primo fronte in assoluto è quello del denaro. In quanto ogni cosa si fa nel tempo, il valore del tempo si sposta solo con il denaro. Tentare di fare risparmio energetico o decrescita o qualunque altra iniziativa senza preoccuparsi della moneta debito
significa non aver capito il problema e quindi non sapere come risolverlo. Il problema, se tu sei l'unico principale, cioè tutto il male nasce dal non voler riconoscere il diritto di proprietà nel valore di ciascun uomo, a prescindere dal fatto che lavori o meno, perché fa parte di un gruppo sociale. Anche se è handicappato totale, è completamente fuori di testa, è comunque un valore sociale. La nostra comprare la mente è quella di continuare ad utilizzare qualcosa di dimensionalmente grande. Grandi banche, grandi magazzini, compagnie tipo Alitalia, filiere, eccetera, ormai ha dimostrato che tutto ciò che è grande è grandemente corruttibile. Più una comunità e più un'azienda è piccola, più è meglio gestibile anche nell'emergenza. Gli artigiani, le piccole imprese, i piccoli coltivatori, i piccoli imprese, le piccole banche cooperative locali sono da preferire e maggiormente performanti. Infatti, se qualcuno va a vedere, c'è un elenco delle banche in crisi prodotto dalla Banca d'Italia, sono 114. Le banche cooperative sono fra le ultime, ce ne sono pochissime, forse meno di una decina di banche cooperative locali. Banche nazionali a partire da Unicredit, che se dovesse essere per la contabilità dovrebbe essere fallita già qualche anno fa. Ma sopra ogni altra riflessione, occorre evidenziare che mentre qualche decennio fa era necessario tecnologica, avere apparati di industria delle grandi dimensioni, oggi non è più obbligo necessario. Dal momento della massima automatizzazione e nel momento della massima automatizzazione e robotizzazione industriale, l'unica via che rimane all'uomo è creare un'economia parallela a quella delle macchine. Il pianeta, per quanto grande possa sembrare, guarda, un esempio, l'abbiamo fatto volontariamente più o meno, poco fa andando a comprare un pezzo di pizza. Lì vicino a Porta San Lorenzo, che è proprio qua dietro all'inizio, c'era una pizzeria, un forno italiano e una pizza egiziana. Noi siamo andati per curiosità prima alla pizzeria italiana. E la pizzeria italiana era proprio ridotta ai minimi termini, e però faceva una pizza buonissima. Io compro un pezzo per vedere come era, però comprai altri pezzi, e era proprio buona. Viceversa, la pizzeria egiziana era piena di gente. Era piena di gente stracolma e anche con prezzi più cari. Allora, qui bisogna cominciare a cercare di salvare il salvabile, e quello che mi è più amico, più vicino, più consono, senza dover discriminare nessuno, ma se tu sei su una barca che sta affondando, tu fai salvi il negro invasore che te magari hai raccolto in mare ancora prima, o tua figlia che sta sulla barca. Dobbiamo fare questo tipo di ragionamento. Sarà razzista? Sì, è razzista. Ma io vorrei vedere chi è che non è razzista. È umano. È nel istinto di conservazione della razza. È una fase limbica del cervello. È del tutto fuori della razionalità. Ed è prima della razionalità, per fortuna. Perché sennò non c'eravamo qua con questo aspetto. Andiamo avanti, sono quasi finito, Dunque, il pianeta, per quanto grande possa sembrare, in realtà è piccolo. La gestione dei territori è una questione di seria e di sopravvivenza. Tutto quanto premesso per affermare che occorre un nuovo modello di economia che parta da un nuovo modo di pensare, che non è quello delle vite umane condizionate alla moda decisa dall'arido capitalismo abituato a considerarsi come automi umani. Il valore di un territorio sono le persone che ci vivono, come diceva anche giustamente Cosimo prima e anche Nicoletta. Le loro conoscenze, i loro saperi, l'ambiente, il territorio, la storia, l'archeologia, l'architettura, l'acqua e tutte le discipline scientifiche e culturali che potete immaginare, l'acqua, l'aria e tutte le altre risorse naturali, cosa di implicito dentro il sapere e quindi poi la realizzazione del sapere. Quindi si può concepire come un veicolo che produce autonomamente lingotti d'oro. La sola presenza in una città abitata, di una città abitata, dà valore a quel luogo. Senza uomini non esiste valore. Sano del valore. Si può concepire l'uomo che porta il valore come un veicolo che produce autonomamente dei lingotti d'oro come remida, per quello che fa e quello che egli è. E allo stesso tempo ha dello spazio per caricare anche altri sacchi d'oro. Altri uomini li scaricano barattando, scambiando, e nel tempo produce, carica, scarica, trasporta e sposta quanti di valore da un uomo
ad altri fondi, non viene riconosciuto. Viene riconosciuto il falso del bilancio, diciamo, come si dice, perpetrato continuamente, proprio con la falsa gestione della partita doppia. In particolare la partita doppia delle banche, perché già la partita doppia è un falso, ma la partita doppia delle banche è un doppio falso, il falso del falso. Il discorso che non più il 200% del debito non è vero, ma andiamo addirittura forse anche il 270-300%, che è quello più vicino alla realtà. Va bene, comunque cambia poco. Il valore del territorio quindi sono le persone. Quindi il lavoro che produce una persona deve essere di proprietà del lavoratore, e tanto che non gli viene riconosciuto uno stipendio che fa passare di proprietà il lavoro prodotto dal lavoratore al datore di lavoro. Con la moneta debito ciò non è più vero, perché quando il padrone o la banca paga il padrone, dà il mutuo, il finanziamento, il fondo perduto, quello che volete, emette a debito dello Stato italiano. Però vieni pagato con una moneta debito, in realtà non sei più tu il padrone del tuo debito, ma è la banca. Quindi occorre far tornare al centro del valore, il valore intrinseco di ogni uomo, come sopra descritto. Il progetto principale sarà nazionalizzare e gestire direttamente le banche, creando moneta credito e non moneta debito. Esattamente. Oltre ad invertire tutte le politiche economiche, annullare ad esempio la pubblicità televisiva, cambiare i comportamenti personali, destrutturare i potentati, invertire i processi partendo dalle comunità locali, i sindaci dovranno essere chiamati ad esempio dai cittadini a partecipare attivamente a questo mutamento ideologico, filosofico, a comportarsi di conseguenza risparmiando, decrescendo e demonetizzando la loro vita e quella dei loro concittadini. Il comune ha tutte le facoltà, qui arriviamo alla fine, ci siamo quasi. Già ora, e senza l'intervento della politica e della finanza ufficiale, può garantire titoli. Allora, nel corso degli ultimi 7-8 anni, no, 10-12 anni, sono state emesse una serie di leggi, sempre a favore delle banche multinazionali, no? Cioè, o private italiane, con nome italiano multinazionale anche quelle, perché stanno svuotando lo Stato, tutti i diritti acquisiti in 3 secoli quasi di storia di lotte proletarie, politiche quant'altro che vengono sottratte, senza, nel silenzio più assoluto, ne parlavamo anche adesso, mentre venivamo, oggi è entrato in vigore l'articolo 7 del 2016, sapete cos'è? La depenalizzazione dei reati fino a 5 anni, 112 articoli del codice penale che praticamente adesso non vengono più neanche portati in processo, perché se uno tramite il suo avvocato preventivamente, uno che ha fatto falso in bilancio o cose fino a 5 anni, insomma, di vario genere, 112 articoli, può presentare in procura sua, la confessione in un certo modo, la sua, diciamo, responsabilità di persona che ha commesso il fatto del suo pentimento, può essere condannato alla semplice al semplice obbligo di dare 10 giorni presso fare 10 giorni di servizio pubblico sociale presso qualche onlus e praticamente ha scontato il potere. E il debito, se c'è un danno, lo pagherà se può, così dice. E da oggi andare a delinquere tranquillamente, che tanto non vi fanno caso. Questa è la mia idea. Siamo in uno stato che non c'è più. Se non c'è una certezza della pena, nel rigore dell'inflessibilità della pena, e nella giustizia, di questo mondo, non di quell'altro, ognuno fa come vuole, va in giro come nel Far West, armato, no, infatti non è ancora arrivato, ma quando arriva il momento le spara in bocca. Tanto che faccio 3 anni di gas, sempre che avrei combattuto tutto quello che ho voluto fare. Finiamo. Quindi il progetto principale sarà la nazionalizzazione e gestire direttamente le banche creando moneta proprietaria, diciamo così. Oltre a, abbiamo detto, sì, abbiamo detto anche questo. Ah, ecco.
Il Comune ne ha tutte le facoltà nella sua autonomia. Ah, ecco che dicevo, questa la tralasciamo. Nel corso degli ultimi 10 anni sono state prodotte una serie di leggi per cui praticamente pochi lo sanno, e la modifica della Costituzione del 2005 che fece Berlusconi mirava a questo, praticamente ha fatto cambiare l'articolo 117, quello che volevano di nuovo cambiare definitivamente, è già stato modificato, nessuno l'ha detto di quelli dei giornalisti, non ha detto nessuno è già stato cambiato nel 2001, perché quella del 2005 l'abbiamo fatta toccare anche quella. Insomma, fatto sta che hanno cambiato una serie di leggi per cui, mentre prima le regioni e i comuni potevano emettere titoli di vario genere per finanziare opere pubbliche di vario genere, adesso nel corso di questi ultimi anni hanno inibito questa facoltà. Inibito un'altra cosa importante, che è quella che adesso andremo a mirare, e cioè la facoltà dei comuni, in quanto enti locali responsabili sul territorio della sicurezza, della sanità, della salute pubblica, della sicurezza pubblica, eccetera, possono fare la garanzia, perché sono loro i garanti del territorio, perché gli possono garantire anche l'emissione di titoli da parte, non loro, perché loro non lo possono più fare, ma da parte di un ente onlus esito sul territorio o anche di un'associazione di commercianti, di un'associazione di piccoli imprenditori agricoli, di qualunque genere, e poi andiamo avanti, per cui può garantire i titoli per far sì che nel suo territorio si mantenga i prosperi nel benessere. Tra le tante iniziative possibili, cioè quella di rappresentare il valore del territorio locale, e ad esempio per farlo il comune può garantire la cambiale sociale comunale, che diventa casco, ca.s.co. Uno dei migliori motivi per far valorizzare in maniera richiesta nel territorio, evitando di farla drenare attraverso le multinazionali, alimentare grandi magazzini, grandi compagnie telefoniche, eccetera, è quello di cercare di radicare la ricchezza con una moneta locale, quella che si può spendere solo in quel luogo e in quel territorio. La cambiale sociale comunale, in breve casco, è un titolo di rappresentazione e conservazione del valore che può essere emessa da ogni persona a titolo privato e garantito da un ente pubblico che rappresenta la comunità di un territorio, quindi il valore di un territorio. Tralascio tutto perché se no siamo freschi, però questa è la soluzione, una delle soluzioni che è possibile legalmente. Mentre il CIMAC è stato aggredito giuridicamente, pure se poi è stato dichiarato legale, ma dopo 10 anni, se mi ricordo bene, più o meno, di lotte giudiziarie, in questo caso la cambiale è un titolo, lei ha parlato di titolo, moneta, titolo, e di vari altri argomenti prima, ecco, la moneta, la nota di banco, allora, la dico due o tre cose, innanzitutto che la nota di banco aveva un antecessore, cioè la nota di cambio, che era molto più ristretta, era utilizzata sempre tra di loro, tra i mercanti, i banchieri, tra di loro, nessuno dice mai, ma c'era pure il padre di San Francesco, e San Francesco ha fatto lo strozzino per la decina d'anni. Così cominciamo a mettere un po' di tasselli al posto loro. Dopodiché ci ha avuto evidentemente un riflusso di vomito, ha detto ma che cazzo, cosa fa? E quindi ha cambiato genere. Ma non molto, perché la sua visita al Saladino aveva molti aspetti molto strani, di commercio con l'estero. Vabbè, lasciamo stare. Allora, tornando indietro invece, la nota di cambio, ecco. La nota di cambio appunto era usata dai banchieri, dai commercianti banchieri, tra cui anche Bernardone da Sidi. Questa nota di cambio aveva più o meno la modalità di funzione della nota di banco, però poi, quando nel tralascio 5 secoli, quando nel venerdì nero del 29 crollò la borsa di Wall Street e poi successivamente a catena tutte le altre, passò più o meno 7-8 anni proprio di cacca. Ma molto meno peggio di adesso, perché durò solo 6-7 anni. Qui invece ci siamo dentro già da 15 anni.
È vero che loro partivano da un livello di ricchezza molto più basso, per cui è passato 6-7 anni per 2 milioni di senza tetto, regola. Cioè, un 150 milioni di abitanti e 2 milioni di senza tetto. Complesso, se l'avete mai sentito parlare. La nota di cambio. Quindi, quando poi, a partire dal 29, tutti i vari stati cominciarono a fare un po' i nodi a pettine, del perché si era creata questa bolla, del perché era successo, eccetera, cominciarono a cercare dei ripari. E fra, per mettere appunto i ripari, sorsero a Ginevra, in particolare, una serie di convegni e convenzioni a rotta di collo. Uno di questi convegni e poi diciamo derivanti convenzioni è stata quella del 7 dicembre del 1930 che prevedeva, poi ha previsto questa convenzione internazionale a cui hanno aderito 41 stati, tra cui praticamente tutta l'Europa, Canada, Brasile, Ucraina, India e altri, mi pare anche Australia, non mi ricordo, insomma 41 stati. In questi 41 stati hanno messo a punto il progetto di cambiare internazionale. Cioè, quello che voi oggi conoscete come cambiare, in realtà è un titolo al portatore, perché la cambiare è uno dei massimi titoli al portatore, quello diciamo più divulgato, più comune, sicuramente più diffuso. Questo titolo al portatore è pagabile a vista, è pagabile a scadenza, ha 10 elementi cardine. Una cambiale è composta da 10 elementi. Questi 10 elementi, come la firma del traente, il trattore, quant'altro, la girata e così via, identificano la cambiale e identificano contemporaneamente il titolo al portatore per eccellenza. Sulla stessa modalità era stata creata anche la moneta, la banconota. La banconota aveva, se voi vi ricordate, la lira, c'era la firma del cassiere, c'era la firma del governatore della Banca d'Italia, c'era scritto a vista pagabile dal portatore, c'era scritto data l'emissione, quando, con quale decreto legge o quale legge era stata approvata l'emissione di quella taglia monetaria e così via. Era un titolo al portatore. Sulla c'è la massa, c'è solo il C del copyright e la cifra del valore, più una sigla numerica che non sta col numero, non sta a evidenziare il numero di quella banconota contraddistinta, proprio quella stessa banconota, ma diciamo che serve a identificare altre cose, non entriamo nel dettaglio. Allora, questo vuol dire che il titolo al portatore è in sé, perché è, ve lo spiego così che si capisce bene, le parole non è che hanno, sono tappate in aria, le parole hanno un senso, perché giuridicamente hanno una definizione e un valore giuridico. Quindi il titolo è qualcosa che titola, qualcosa che rappresenta un valore concreto. Per esempio, un atto di proprietà di un terreno o del palazzo in cui siamo qua è un titolo. Non è un titolo al portatore, ma è un titolo. Non è un titolo al portatore perché io non posso usarlo continuamente per scambiare. Però se fosse il titolo al portatore di un metro quadro di terreno che io ho in Val Brembana, che non faccio niente, però c'è un valore catastale, e valesse un metro 6 euro, io potrei vendere quella parcellizzazione di quel mio terreno di un ettaro, di 10 ettari, 1000 ettari, un metro quadro lo vendo con un titolo al portatore di, fatto come una cambiale, che tu quando vuoi incassarlo vieni da me e io ti do il metro quadro, vai in Val Brembana e te vai a prendere il tuo metro quadro di terreno. È chiaro il concetto, avete capito? Allora, questo è il fatto. Quindi il titolo al portatore è un titolo, come qualunque altro titolo che rappresenta qualche cosa di concreto, ma in se stesso poi ha un valore perché ha, rispetto agli altri, il fatto che può circolare liberamente di passaggio di mano in mano. È chiaro?
Quindi ecco perché la banconota euro, oltre al fatto che il debito non è dovuto per mille altri motivi, in realtà il debito calcolato in euro non esiste, perché l'euro non c'ha nessun titolo, non è un titolo. Allora diciamo meglio che lo 0,3% di denaro circolante in Italia, così si capisce anche quando di riferimento, lo 0,3% di tutto il denaro che circola attualmente in Italia, tra lo 0,2 e lo 0,3, è dalle banche nazionali, dalla Banca d'Italia. Il 3% circa di tutto il circolante è emesso dalla Banca Centrale Europea, il resto è tutto denaro numerario. È vero? Bancaria, moneta bancaria, numerario. È chiaro, questo è lo stravolgimento. Cioè, il denaro che dovrebbe essere dato ai cittadini, per l'uso dei cittadini, per il lavoro prodotto dai cittadini, per l'abilità, la competenza, l'arte che ha un cittadino, in realtà il 97% è emesso annualmente dalle banche commerciali, le banche commerciali detengono il 97%, è chiaro, ed è questa la follia più assurda. Però allora, per tornare alla nota di banco, la nota di banco quindi era un titolo e come tale girava al posto del denaro, come ho detto adesso. Adesso lo stesso, la cambiale sociale, nel caso specifico, come definita qui di acronimo di casco, ha anche una doppia lettura, perché casco è come qualcosa che ripara da una caduta, no? Ecco, quindi per evitare una caduta è possibile andare a, diciamo, riversare la propria fede, la propria fiducia in qualcosa giuridicamente alternativo alla banconota euro. Perché? Perché come dicevo appunto nel 17 dicembre del 1930 è successo qualcosa di epocale che non avevano previsto neanche i vari governi che avevano aderito a questo convegno. La gente non lo sa, io parlando ieri con qualche amico che anche lui è esperto in materia, è rimasto di stucco perché diceva: ma guarda, le cambiali non le fa più nessuno. Non è vero. Fino agli anni 80-90 circolavano circa 500 miliardi, 500 mila miliardi. Vabbè, un terzo circa del prodotto interno lordo. Adesso non mi ricordo, non riesco a focalizzare la dimensione esatta numerale. Un terzo del prodotto interno lordo era prodotto attraverso cambiali. Adesso siamo arrivati al punto che non ne circola più nessuna, ma non è vero che non si emettono più cambiali, perché le cambiali vengono usate per mille altri motivi, per avere finanziamenti bancari, per avere siti bancari, per pagamenti fra le banche degli scompensi di compensazione, delle stanze di compensazione interbancaria, e ne circolano attualmente circa 720 miliardi. Quindi è aumentato di molto, è quasi triplicata in 40 anni. 40 anni è triplicata. Quindi questo per dire che esistono cambiali, si usano le cambiali e si possono continuare ad usare riproponendole esattamente nella loro funzione sociale. Prima Nicoletta diceva, immaginando che voi eravate competenti abbastanza da saperlo, ha detto più volte I owe you, no? I owe you è scritto I-O-Y. Sì, I owe you, cioè io ti devo pagare. Su dei pezzi di carta, gli americani gli immigrati in America, negli Stati Uniti, durante la conquista del West, quando denaro ne circolava pochissimo, e si facevano questi pezzi di carta stracciati lì per lì su un pezzo di carta qualunque, e era esigibile perché c'era il nome, il cognome, la data.
quindi pagherò. Comunque, io ho fatto tutto un ragionamento per dire che la moneta deve nascere come moneta e non come titoli. Ora, la banconota della Banca Centrale nasce come pagherò, contabilmente, anche se è un finto pagherò perché è definita corso legale, quindi non è rimborsabile. Coperta, comunque non è più coperta da loro dal 71 e non dovrebbe essere coperta da niente. In realtà, nella contabilità, queste banconote che vengono messe in circolazione, che vengono messe nella passività dello stato patrimoniale, all'attivo hanno dei titoli, tutte le riserve bancarie hanno tutta una serie di titoli. La banca, quando crea la moneta deposito, il deposito, cioè il click sui computer, i nostri depositi, li crea come un pagherò. Però la nostra teoria, quella di alcuni di noi, è che sono dei finti pagherò, sia le banconote, sia la moneta bancaria, perché la banca che dice questo mio pagherò in banconote, cioè la mia promessa di pagamento in banconote, in realtà la banca ha solo il 5% delle banconote, di tutti i depositi creati dal nulla. Quindi sono finti pagherò. Essendo finti pagherò, sono dei titoli, non sono moneta. Il punto che io facevo prima è che la moneta deve nascere come moneta, quindi segnata nella cassa. Ora, quando è creata dal nulla, in realtà viene creata come un pagherò, ma che non ha un sottostante, o meglio, che il sottostante ce l'ha, ed è la promessa nostra di pagamento, quindi nasce come una scommessa al casinò. Punto. Cioè, chiudevo perché sennò si fa confusione, col titolo sembra che... Cioè, un titolo come il tuo, come la cambiare sociale... No, potrebbe funzionare se gira basta. E ci arrivo, allora... C'ho solo ancora 3 minuti, abbiamo detto che c'è 3 minuti solo, un minuto, solo per dire che quello che ha detto adesso Nicoletta è esattamente quello, cioè ci hanno preso in giro tutti questi decenni con la banconota fasulla. Allora noi instauriamo questo titolo che rispetto all'euro è molto più valido, in quanto c'è un riscontro di cespite, perché siamo noi i detentori del valore, come collettività. Allora, in questo caso non è più una cambiale al debito, ma è, cioè, un titolo al debito o una banconota al debito, ma è un qualcosa che circola imperterritamente. È vero che la cambiale, se qualcuno di voi ha fatto delle cambiali lo sa, ha una scadenza, ma se io ricontatto, come è nello statuto di questa associazione che si potrà andare a creare, ricontatto l'emettitore e io all'emettitore dico: mi rifirmi un'altra cambiale di pari valore sempre a 4 anni e la rimettiamo in circolazione, io ti do la vecchia, tu mi dai la nuova con la nuova data e la rimettiamo ad libitum continuamente in circolo, esattamente come ha detto Nicoletta, per cui non è più un debito ma è un qualcosa che rimane in un limbo, esattamente come la banconota nel corso dei secoli, cari amici. Domande interlacciate. Dovrei parlare anch'io se c'è rimasto dello spazio, se no non parlo. Senti te, certo, però io non sono uno che non si tira indietro. Io quello che devo dire lo dico sempre, che ti mangi in casa. Se c'è la possibilità di dire qualcosa, lo dico. Se no, no. Comunque, intanto devo ringraziare di averci dato tutto questo spazio e di averci ascoltato per così tanto tempo. Grazie mille. Capito? No, vai, delle domande che... Guarda, bravo, se ci riesci, guarda che ci sono tutte le memorie, lo sai cosa ti vede. Allora, io avrei alcune cose da dire in conclusione.
Intanto vi faccio vedere. Vieni. Passato. Ah. Mi sa che non c'è tempo, vero? No, si è finita vedendo. Quello è chiuso. Ah, l'hai spento te? No, non funziona più, è chiuso. Ah. Mi siamo dito. Allora, io ho fatto girare quella cosa, l'avete visto voi ragazzi? Ma lo fanno vedere gli altri. Perché per portare la questione dalla teoria alla politica, bisogna assolutamente essere convinti di quello che si pensa e di quello che si dice, se no non sei convinto non fare caso. Le teorie ne ho conosciute moltissimo nella mia vita, quelli sono 140.000 euro. Allora dice, com'è possibile mettere 140.000 euro lì così, tagliato così. Sono esercitazioni che non valgono niente. E questo le distribuisce la Banca d'Italia. Certe persone, amici degli amici, gli danno questo. E ci scrivono anche sopra. Vale 140.000 euro. E niente. Proviamo. E sono esattamente coriante. Allora io l'ho fatto vedere quando sono portato qui. Perché o uno ha coscienza di quello che sta facendo, o è inutile fare delle teorie. È chiaro, no? Allora, se uno ha coscienza, agisce. Se uno non ha coscienza, non agisce. Fa della pura teoria. E la politica è azione, non è così. Noi sappiamo perfettamente che ci sono delle cose che noi ci diciamo, ci siamo detti qui, ma nel momento in cui tu non lo fai diventare è come noi non avessimo detto assolutamente. Per fare politica bisogna rendersi conto che poi si è una cosa che non è. Tutto il resto è nulla. Allora, nel momento in cui tu fai questo ragionamento, agisci in conseguenza. Io circa una ventina di anni fa feci una causa a una banca che mi chiedeva 60 milioni di lire. Io avrei fatto un decreto ingiuntivo. Mia moglie mi diceva, metti conto una banca. Dopo 20 anni è risultato che la banca mi deve dare a me 9.000 euro. Ora poi c'è un piccolo dettaglio che il giudice ha detto che io ho diritto ad avere 9.000 euro, ma il giudice non me li dà perché non li ho chiesti. Adesso sono costretto a fare un'altra causa. Va tenuto presente questo, che il giudice è stato costretto a condannare la banca, ma siccome è un giudice della giustizia italiana, è asservito alla banca. Allora cosa fa una persona? Potrebbe tirarsi indietro, avrei potuto tirarsi indietro, o fare un'altra causa, che costa. Poi io voglio avere i 9.500 euro più interessi che la banca mi dice, mi deve dare, perché l'ha detto il magistrato. Io ho portato un esempio, e potrei portare moltissimi altri. L'azione in politica è quello che risolve qualsiasi tema politico. La teoria è tutto un altro discorso, il passato è un altro discorso e noi abbiamo nel nostro passato un retaggio che direi è piuttosto importante, perché c'è stato qualcuno che quando ha detto facciamo qualcosa l'ha fatto.
e ha ottenuto dei risultati perché l'ha fatto, non perché l'ha progettato. Certo che ci vuole la progettazione, ma se non c'è l'azione, lo ripeto, non si conclude assolutamente nulla. È chiaro, la teorizzazione non serve assolutamente a niente. Io qui ho, per esempio, delle monete che volevo far vedere, che tu ci vedi in maniera chiarissima qual è stato il salto tra questa. Questa è una Reichsmark, e questa è una, sono due Reichsmark, sono due, devo spicciarmi, comunque qui c'è la prova, e qui altre, poco prima che qualcuno decidesse, no, di cambiare l'aria, dove invece di due c'era scritto qualche miliardo, no? 10 miliardi. Vabbè, io ce l'ho tutte quante. Questa è una prova. Per chi non ci vuole credere, la prova c'è. Ora dice, ma gli ha detto bene. No, non gli ha detto bene. Ha pensato di agire e ha agito. È chiaro? Anche Auriti, a un certo punto, Auriti probabilmente non ha avuto il tempo, l'età biologica per andare avanti e portare avanti fino in fondo quello a cui lui è arrivato con la sua cultura, con la sua scienza. Non dimentichiamoci mai che Auriti, per aver compreso tutto quello che ha capito, quello che ha descritto, è semplicemente perché era professore di Tonala. Quindi il passaggio mentale da professore di diritto navale e la comprensione della problematica generale monetaria è fondamentale, perché il diritto navale è un diritto che nasce dai rapporti col più forte. Nel diritto navale vince chi comanda, che è il maggior numero possibile, no? Di portaerei. No, di portaerei e di qualsiasi altra cosa. Quindi io rapporto. Nel momento in cui tu capisci che la politica è un puro rapporto di forze, la teoria diventa... Bisogna averla, bisogna capire chi è il tuo nemico, chi hai di fronte. Ma la politica consiste soprattutto nell'azione. E nello presente, appunto, qua, se vi capita, questo è uno dei più bei testi che sono stati pubblicati all'epoca, parlo del 1940, dove in risposta agli 8 punti di Roosevelt e Churchill si risponde in maniera adeguata. E loro dicono, loro dicono, noi non abbiamo particolarmente nessun interesse, no? E qui dall'Italia gli è stato risposto, gli ha detto, voi fate finta di dire che non avete, ma perché? Perché avete in mano i mari, controllando i mari, controllate le vostre colonie. Quello è il discorso. Allora, è inutile che uno cominci a fare delle teorie di indipendenza se prima di tutto non prendi in considerazione tutta una serie di fattori. Devono diventare azione concreta, personale, individuale. Io conosco tanta gente a cui quando gli viene proposto qualcosa, dopo non so quante teorizzazioni, ma tanto siamo nel Kali Yuga, cosa ci vuoi fare? Loro rompono i coglioni col Kali Yuga. Vai a giocare al tuo collega. Quando ha detto, lasciamo per questo. Poi fai idee e parle, oppure non vale niente. Appunto. Loro rompete più le scatole con le teorie che non fanno caso a niente. Anche nel piccolo caso, io ho ripetuto il mio caso di dire rapporti con la parte. Dopo una crisi, oltretutto forte con mia moglie, la quale oggi riconosce che io avevo ragione, ma dice, ma io lo sapevo. Mia moglie gli dice, se, io lo sapevo, cosa sapevo? Cosa sapevo? Io ho affrontato avanti condizioni terribilmente minoritarie, sanno dire, non solo, ma il primo giudice, che era una donna che mi cago, quando incominciai a piantare la grana sull'anatocismo, il giudice aggiudichesse mi dice, a me non prende niente. Ho avuto la fortuna, perché la fortuna aiuta sempre gli audaci, che questa giudice è stata
trasferita, e arrivò un giudice più nuovo, più giovane, il quale è la prima cosa che dice, cioè, sì, ma io sono uno che legge le sentenze. Cazzo, finalmente ho trovato un giudice che legge le sentenze. Allora, se noi non ci rendiamo conto, dobbiamo dire, dobbiamo fare l'attraversamento del deserto, è inutile che facciamo. Altre due cose, molto importanti. Quando io ho iniziato a lavorare, si lavorava anche in sabato. Poi hanno ridotto a metà giornata, e oggi il sabato non si lavora più. È un meccanismo che viene, certo bisogna anche forzarlo, bisogna proporlo. Secondo punto, la Banca d'Italia. Chi comanda nella Banca d'Italia? Vediamo se qualcuno me lo dice. Gli azionisti sono una cosa, e io ho vissuto, per esempio, il passaggio 1992, e l'ho vissuto conoscendo i problemi, tanto è vero che ho investito nella Comit facendo un errore, perché dico, beh, adesso la privatizzano, noi sappiamo perfettamente che Banca d'Italia è avvenuta attraverso la pubblicizzazione di tre banche di interesse nazionale. La prima che è stata messa in privatizzata è stata la Comit, ho investito nella Comit. Io ho sbagliato perché ho fatto un ragionamento di carattere logico nazionalista, appunto per l'interesse di loro signori, e non di altro. Per cui le azioni della Comit sono rimaste sempre dello stesso valore. E la Comit è sempre stata la banca più importante. Italia. E oggi non a caso è in Chiesa San Paolo, non a caso. E non a caso il proprietario e il creatore della Comit prestò in una certa piazza di Milano, piazza San Sepolcro, la sede dove nacque il fascismo. Allora tutte queste interpretazioni si conoscono o non si conoscono? L'ultima cosa riguarda la popolazione. Un grande, che io cito spesso, probabilmente qualcuno ha visto questi miei video, io lo cito spesso, un grande geopolitico, Anton Zisca, che in suo libro, alla fine degli anni 40, intitolato Pane per 2 miliardi di abitanti. E io che lessi quel libro, cazzo, 2 miliardi di abitanti sulla Terra. Adesso siamo 7 miliardi. Significa che esistono delle forze in natura, quello che dobbiamo vedere. Ecco perché io sono molto ottimista, molto ottimista per il futuro. Perché la soluzione sicuramente si trova. Il problema della politica è diventare i capi di quelli che risolvono i problemi. Mano le reti di quelli che risolvono i problemi. Se non ce la fai, allora è inutile metterci al traino. Grazie, lo faranno sempre gli altri. Io l'ultima cosa che voglio farti vedere. Noi viviamo in un mondo di assoluta menzogna. Se noi ci mettiamo conto che l'assoluta menzogna è il sistema che il governo in Italia, e rendersene conto significa non solo teorizzare, ma intervenire nel momento giusto, no? E contrastare quelle persone. È inutile che perdiamo del tempo, quella è la politica. Se vogliamo fare politica, dobbiamo intervenire smascherando la menzogna. Io ho portato questa cosa molto semplice. Curiamo la corruzione. Allora c'è stato ricordato il convegno, no? In cui si dice che il sistema sanitario è economico. Chi è che lo dice? Noi l'abbiamo detto. Avete mai visto che qualcuno ha combattuto la corruzione del sistema sanitario? Allora, bisogna anche rendersi conto di questo. Abbiamo a che fare con un sistema assolutamente menzognero, no? Ecco una delle ragioni per cui attacchiamo sempre Matteo Renzi e diciamo magari di parlare. Non so come dici.
Ti denuncio. Perché non ci hanno mai denunciato? Quante denunce? Ma quante denunce abbiamo fatto? Complessivamente il Presidente della Repubblica è stato 35%. Mi sono cazzo, mi uccidono, mi mettono in prigione, mi mettono alle galere, a remare nelle galere. Non fanno un cazzo, perché no. Quando vedono che c'è dietro c'è il duro, se ne stanno fuori, perché questo è un sistema basato su una menzogna. Ieri si è dovuto dimettere un personaggio a seguito della mia denuncia. Anche è il difensore civico, il prefetto di Roma, tutti. Allora, siamo sempre qua. Ecco, questo concludo veramente. Abbiamo perso troppo tempo a teorizzare, perché siamo stati castrati dalla necessità di informare, di dire ah non è così. Poi loro sono dei mentitori, hanno sempre mentito. Continuano a mentire, allora tu devi andare lì, devi fare il trattamento del re nudo, vedere se quello che dice no, tu sei nudo, non sei vestito come credono, la massa dei cretini. Ma glielo devi dire, se no la teorizzazione non serve più a niente. E ricordiamoci il caso di cosa si chiamava quel francese che aveva creato le macchine tessili, come si chiamava? Jacquard, gliel'ha fatto in tutti i colori. Sì, imbecille di operai, no? Per paura, no? Di perdere il lavoro, che è un lavoro terribilmente massacrante, ma di 14, esattamente. 14 ore un ragazzino di 10 anni che doveva tirare, come si chiama? Importante. E come si chiama? La navetta. No, non era la navetta, era un'altra cosa. E dove? 10 ore a tirare così! La scuola. Dieci ore a tirare quasi tutti i giorni, senza un giorno di ferie e di vacanza. Poi l'ha creato la macchina, c'era scoletta la macchina del conto suo, gli hanno distrutto le macchine perché avevano paura di perdere il lavoro. E allora, questa è la realtà della vita nella quale noi ci troviamo a operare. Allora, o pigliamo la situazione in mano con coraggio, senza bisogno di perdere tempo a spiegare questo, tanto non capiranno mai. Jacquard, nelle telerie di Jacquard, quando è cominciato a entrare l'automazione, si erano moltiplicate, erano diventate migliaia in quel territorio lì, prima c'erano 20-30, sono diventate migliaia, ecco, ci sono gli aspetti. Io non sono un progressista, non sono mai stato contro il progresso. No, ma aspetta, in tutto questo scenario che si è andato proprio come ho detto io prima, se si regimenta e si regolamenta bene, diventa la farisea intera e l'obbligo di il cittadino si cancellerà dall'obbligo del lavoro. E se la cacci in culo, e se la cacci in culo a tirare la rata, e che cazzo? Che stiamo per perdere tempo? No. O stai con noi, o se no a tirare la rata. Le vacche e i poveri sono persone molto, molto bene, per cui non li possiamo, come dire, e scambiare con questa razzaccia qua. Si riferisce ai datori del mondo. Concludo, ragazzi. Almeno questi due libri devono essere letti e capiti. No, almeno questi, dei tanti. È il riferimento assoluto. Quindi non ha letto questo, è inutile nel caso del giorno. Ma chi c'era con lui? Non hai letto? No, allora, pure capo non hai letto.